Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione straordinaria del TG6, una edizione per trasmettere a brevissimo la conferenza stampa dell'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo, 554 milioni di euro che saranno messi in moto dalla regione per dei contratti di sviluppo e di innovazione. Questo è il tema della conferenza. Ci saranno ovviamente anche altre personalità che interverranno in conferenza stampa. Ci sarà anche un collegamento Skype con il presidente di Confindustria Abruzzo, Marco Fracassi, proprio per illustrare queste misure economiche, perché lo sappiamo, c'è questa emergenza da coronavirus, che è un'emergenza intanto sanitaria, ma è un'emergenza che sta diventando e che sarà in futuro sempre più economica. E quindi, insomma, la Regione, dopo la legge quadro approvata in Consiglio regionale la scorsa settimana, vara altre misure e tra poco ascolteremo proprio l'assessore regionale Mauro Febbo, che ieri ha fatto anche un intervento proprio nel giudicare quello che è il decreto legge che dovrà essere ratificato nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ha detto in sostanza che il turismo è stato dimenticato, il turismo è uno dei settori più colpiti da questa emergenza, dalla pandemia, da coronavirus. Virus. Noi ci stiamo per collegare, l'assessore regionale Mauro Febbo è praticamente pronto, dunque tra poco andremo ad ascoltarlo. Penso che però stia iniziando a parlare, allora proviamo ad ascoltare se è iniziata la conferenza. Che macchietto, se riscende De Santis, cominciamo, se no tittare sì, a me, vabbè. Ma mi avete impazzito, ma voi dice. Questo è un bavaglio. Questi sono quelli famosi Ok, che c'è allora stata la pompa. evidentemente c'è ancora un po' da aspettare, ma siamo davvero a momenti. Peraltro è collegato con noi telefonicamente Paolo Renzetti, che insomma si trova proprio nella sede del Consiglio regionale a Piazza Unione. Buongiorno Paolo. Buongiorno Andrea, buongiorno ai nostri spettatori. Paolo, ci ascolti? Buongiorno Andrea, buongiorno anche ai nostri Buongiorno telespettatori. Andrea, buongiorno anche ai nostri telespettatori. Insomma, siamo a minuti, mi pare, perché poi l'assessore Febbo, insomma, è piuttosto puntuale, anzi mi pare che stia proprio iniziando in questo momento. Dunque, con Sì, te ci in risentiamo questo tra momento, poco, sì. ora ascoltiamo la Certo, certo. conferenza stampa. Ah, ti sei messo laggiù? Dobbiamo stare un metro da su, infatti. Va bene. No, Vuoi vabbè. mettere al posto mio? No, no, vabbè. Va bene così, mettiamo così, possiamo iniziare. Nando, buongiorno. Dove sta? Comincia il collegamento? Un attimo, partiamo. Sì, va bene. Non va, eh? Non va, non esce, non so perché non esce il tuo. Beh, mettilo orizzontale, se no fallo con questo mio. Ok, riprendiamo un attimo la linea perché sembrava stesse iniziando la conferenza stampa. In realtà si sta aspettando, insomma, l'arrivo di evidentemente di qualche ritardatario, però insomma ci siamo. Appena l'assessore inizierà a parlare, chiaramente noi torneremo a Piazza Unione. Sono delle ore queste anche Buongiorno, funestate, sì, grazie dai tanti alla TV della lutti presenza. che ha Iniziamo questa colpito conferenza la stampa collettività che è abruzzese, chiaramente un ma po' quello che ha fatto condizionata specie ieri è proprio da questa la morte pandemia che sta oramai di Mimmo ci condiziona la vita non Grosso, solo.
noto armatore rappresentante della marineria che a causa del coronavirus, insomma, ieri è deceduto all'ospedale di Atri. Ne parleremo nel corso del nostro TG6, ma ora andiamo ad ascoltare l'assessore. Importante per lo sviluppo economico, per ciò che le grandi imprese rappresentano per la regione Abruzzo. A me piace sempre sottolineare che siamo la regione più industrializzata del centro-sud, anzi qualcuno dice anche più del centro-sud. Abbiamo grandi aziende, abbiamo importanti distretti, tre in maniera particolare, quelli che sono quello dell'automotive, quello del farmaceutico e quello della space economy. Io ci aggiungerei anche quello dell'agroalimentare, che chiaramente, insomma, ha un significato particolare. Credo che ci sia stata una poca attenzione, chiamiamola così, non voglio fare polemica perché non è il momento di farla, dal precedente governo rispetto a questo settore, perché con i fondi a disposizione non si è mai andati a indirizzare una cifra, avendo anche 753 milioni disponibili sul master plan, nessuno ha mai pensato di indirizzare 15, 20, 30 milioni di euro allo sviluppo economico. Cose che invece noi abbiamo fatto da subito, perché a livello nazionale erano in atto delle politiche che andavano verso i contratti di innovazione, i contratti di sviluppo, cioè indirizzati alle grandi aziende dove c'è il Ministero, dopo un'istruttoria che viene fatta da Infitalia, il Ministero riconosce un contributo importante pari al 20%, se però quella iniziativa viene ritenuta dai territori e quindi dalla regione, viene ritenuta una iniziativa strategica, e per essere strategica, giustamente dice il Ministero, anche la regione deve cofinanziare. Negli anni si è detto che l'Abruzzo avrebbe 2017, 2018 e 2019 si è detto che l'Abruzzo avrebbe cofinanziato, ma il cofinanziamento era un pochino a rischio, diciamo così, per essere buoni, nel senso che era ipotetico, perché era vincolato con una entrata che la Regione Abruzzo doveva realizzare mediante la vendita di un immobile in quel della Marsica e in precisione in quel di Avezzano. Chiaramente immobile che ancora si riesce a vendere, quindi una serie di problemi. Il Ministero nel frattempo ha mandato avanti i bandi, le grandi aziende del nostro territorio hanno partecipato, perché sono aziende che credono nello sviluppo, credono in questo territorio, credono in queste iniziative, hanno presentato una serie di progetti meravigliosi, belli, che se li sono visti approvati. Con questo che è avvenuto, quello che sta avvenendo oggi in Italia, c'è stato un momento di accelerazione. Il Ministero ha detto: queste pratiche sono state approvate, noi siamo pronti a finanziarle, dove sono i soldi della Regione Abruzzo? Vogliamo vedere i soldi in un capitolo specifico iscritto in bilancio, dove le risorse siano certe e non dobbiamo aspettare. Perché? Perché altrimenti i soldi li togliamo, perché nella famosa prima legge che poi sta oggi il primo decreto che è in approvazione con la fiducia, il governo ha messo altri 400 milioni di euro per finanziare questi tipi di interventi, perché è vero sì che importantissimo sono le piccole e medie aziende dove chiaramente bisogna intervenire, ma è altrettanto importante che il sistema manifatturiero, il sistema industriale italiano e abruzzese venga mantenuto in essere e in piedi. Noi abbiamo iniziato una serie di interventi già da subito con la prima delibera del 426 del 24 luglio del 2019, abbiamo indirizzato, detto che tutti i soldi che avremmo rimodulato all'interno delle dei vari settori come economie, li avremmo indirizzati verso questi tipi di progetti. Siamo andati avanti anche con altre rimodulazioni, insomma ci servivano 16 milioni di euro, eravamo arrivati a circa 11.
Nell'ultimo Consiglio regionale, quando abbiamo presentato la norma per le misure di contenimento a favore della nostra economia, dove avevamo l'obbligo di trovare questi altri 5 milioni. Li abbiamo trovati chiedendo a FIRA, all'ente, alla società in house che della Regione Abruzzo, di capire se all'interno dei propri bilanci c'erano economie. Sono 30 anni che FIRA riceve finanziamenti dalla Regione Abruzzo, ci sembrava strano che FIRA non avesse delle economie, che soldi che gli sono rimasti, quello che volgarmente si chiama nella pancia. Dopo un esame di tutto il loro apparato, abbiamo trovato gli ultimi 5 milioni e l'abbiamo portato in approvazione. Abbiamo già scritto al Ministero che siamo in grado di finanziare questo elenco di aziende che avete visto, ce ne sono 34, sono cifre importanti perché noi partecipiamo, quindi cofinanziamo questi grandi investimenti sul nostro territorio, che producono 554 milioni di investimenti. C'è un cofinanziamento complessivo della Regione Abruzzo di circa 16 milioni. Il primo gruppo è già stato ben definito e già porta un numero importante, porta 388 nuovi occupati. Nel complesso, anche se le cifre vanno riviste, non le abbiamo scritte perché chiaramente poi devono arrivare al progetto che viene approvato definitivamente dal Ministero, ma complessivamente dovremmo essere intorno ai 1900 nuovi posti di lavoro. Ma ciò che ci importa è che ci sono progetti di altissimo livello, di altissima importanza, che ricoprono soprattutto quelle aziende che vi ho detto prima, cioè le quattro direttrici della nostra economia. All'interno ci sono dei progetti, alla conferenza stampa, vi chiedo scusa se non l'ho presentato all'inizio, ci partecipa via Skype il presidente di Confindustria Marco Fracassi, che lo ringrazio, anche se la sua presenza è video perché purtroppo aveva un impegno di lavoro, ma non voleva mancare perché insomma Confindustria ci ha chiesto un'attenzione particolare al mondo delle grandi industrie, e noi sicuramente con questo atto lo abbiamo dimostrato. Grazie Marco. Poi, cominciando dalla mia destra, c'è il direttore, il dottor De Santis, c'è il mega direttore, presidente Ranalli, che ha due duplice cariche, ecco perché l'ho voluto che partecipasse, perché è uno degli attori all'interno di questi finanziamenti con la sua azienda, ma soprattutto perché è anche il presidente del polo dell'automotive, che è un altro distretto importante per la nostra economia. C'è il dottor Tittarelli, che è l'autorità di gestione nostra interna dei fondi comunitari, ma soprattutto ha curato lui, perché è stato allo sviluppo economico nel 2017, 2018 e 2019, ha curato lui molto di questo percorso. E poi alla mia sinistra c'è il dottor Nello Rapini, che è l'espressione, c'è un nome strano, l'incarico, l'ho messo sul comunicato, dopo ve lo spiega lui, comunque è colui che ha coordinato il progetto meraviglioso che è stato presentato da un raggruppamento di imprese come prima azienda, la FATER, che sull'economia circolare. È un progetto che poi magari spiegherà un pochino meglio lui, che sarà il primo progetto che andremo a finanziare, a sottoscrivere al Ministero, credo settimana prossima, massimo 10 giorni. Un progetto importante di centinaia di milioni di euro, ma soprattutto è un progetto che come l'Abruzzo si può mettere come medaglia. Io mi fermerei qua, darei subito la parola al Presidente Fracassi, se ci sente. Sì, ti sento benissimo. Sì, se vuoi fare un intervento con vicino ai microfoni, scusami. Vai. Ok, allora di nuovo buongiorno a tutti, grazie all'assessore Febbo per questo invito a questa stampa.
Sicuramente da parte dell'Industria c'è un plauso alla Virgone per questa iniziativa e questo intervento che è assolutamente lungimirante. Oggi parliamo di fase 2 e il mondo della produzione ha gestito subito. Il fatto che la Regione abbia inserito queste risorse per attivare questi programmi di ricerca e di innovazione ritengo che sia un atto assolutamente straordinario e che va nella direzione giusta. Non dobbiamo dimenticare che prima è stata citata Fader. Fader è una di quelle imprese che si è adoperata per realizzare mascherine riconvertendo la produzione. Questo significa avere delle aziende eccellenti sul territorio, ma soprattutto grandi imprese in grado di reagire con grande resilienza ad un momento senz'altro drammatico. Quindi inserire in questa legge, che andava nella direzione soprattutto di aiutare la micro, piccola impresa, inserire anche un intervento a favore della grande impresa, ritengo che sia assolutamente importante. Detto questo, voglio anche dire che per il sistema industriale abruzzese la grande impresa non va assolutamente lasciata indietro, ma va sostenuta in tutti i modi, perché poi è grazie alla grande impresa che si fertilizza il territorio anche con, diciamo, subforniture delle piccole e medie imprese. Quindi sostenere questo tipo di attività diventa assolutamente strategico, come ha citato dall'assessore Febbo, e ritengo che anche in interventi successivi, visto che il governo si è occupato senz'altro delle piccole e medie imprese, la Regione Abruzzo debba continuare con interventi sul industriale e anche ulteriori interventi sulla grande impresa. Grazie. Grazie a te Marco. Vogliamo sentire il dottor Ranalli. Presidente Ranalli, prego. Non so se funziona, non credo che funzioni. Okay. Buongiorno a tutti, grazie. Vabbè, parlerò forte, quindi penso che la voce si senta. Buongiorno a tutti. Chiaramente non vedrete mai se in questo momento sto sorridendo. Questo, diciamo, è uno dei pochi vantaggi della mascherina. Anche noi ci siamo sentiti internamente e plaudiamo a questo tipo di iniziativa. È importantissimo già prevedere la fase successiva, quanto non sapremo di questo cambiamento epocale, perché non è che il mondo sta cambiando, questa circostanza ha cambiato e questa è una consapevolezza che ancora manca in tante persone, e quindi dobbiamo innanzitutto aiutarci, perché la capacità di ridisegnare presente e futuro dipende dal livello di autoconsapevolezza, di autocoscienza che ognuno di noi ha. Io credo che da questa circostanza non voluta, il modo con cui si sta reagendo tutto il Paese e in particolare quello che è oggetto di questa conferenza stampa, cioè questa azione intrapresa dal governo regionale abruzzese, è una cosa importantissima, perché già è l'evidenza di una forte resilienza e di questa anche voglia di iniziare a progettare il futuro. Il fatto di guardare, perché la ripartenza dipenderà tantissimo dalla capacità di continuare e a incrementare la capacità innovativa del nostro sistema produttivo, perché al di là di come si ridisegnerà la globalizzazione, noi eravamo già in un momento di cambiamento epocale, perché tutte le industrie, in particolare l'automotive, stavano già affrontando il periodo di transizione per la nuova mobilità sostenibile, e così come tutto il mondo sta lavorando su un nuovo modello di economia, di sostenibilità, e quindi per esempio lavorando sull'economia circolare, che è la vera risposta al nuovo modello economico, a scapito di chi continua a sostenere la decrescita felice, che è una menzogna innanzitutto. La decrescita felice è una grande menzogna. Invece l'economia circolare, la blue economy, chiamiamola come vogliamo, è un modello attuabile, ma ha nel suo fulcro la capacità di fare sistema da parte delle imprese e di incrementare la capacità innovativa e la progettualità e i progetti di ricerca e sviluppo. Quindi questa azione è fondamentale, perché chi sarà in grado di continuare a proporre soluzioni che vanno verso questo tipo di strada, che quindi produzioni che siano sempre più pulite, ma che soprattutto siano sempre capaci, grazie all'innovazione, di non consumare risorse, quindi di evitare gli sprechi.
Questo è su cosa su giochiamo la partita. I progetti che sono stati presentati vanno tutti in queste direzioni, la cosiddetta Smart Specialization Strategy che ha progettato la Comunione Europea, l'Unità Europea già da diverso tempo. E io credo che sia una cosa molto importante che poterne parlare, poterlo fare in un momento in cui siamo ancora nell'emergenza, ma già iniziamo a progettare, quali che siano i tempi, la fase 2 della ripartenza. Quindi penso che sia una cosa veramente che valga la pena di comunicare, perché non c'è passività solamente, non c'è anche una voglia di ripartire, e già ci sono i progetti per riprendere e continuare a sviluppare. Grazie. Grazie a te. E allora diamo la parola al dottor Nello Rapin per darci qualche ulteriore integrazione. Sì, buongiorno a tutti, rappresento FIP, il cluster regionale delle aziende attive nel settore di genere persone. E l'Abruzzo rappresenta uno dei cluster più importanti del mondo, anzi probabilmente il più importante del mondo. Questo cluster vale circa 3 miliardi di euro di fatturato e circa 3.000 dipendenti, quindi probabilmente, anzi sicuramente, è l'espressione più importante a livello addirittura mondiale. E già da circa un anno 7 aziende, le più importanti di questo cluster, si sono messe insieme e hanno presentato un accordo di programma al Ministero dello Sviluppo Economico, denominato CLIP, per investimenti tutti quanti indirizzati alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, nell'ottica dell'economia circolare. Considerate che questo è il più grande progetto di sviluppo sostenibile mai presentato al Ministero dello Sviluppo Economico da aziende italiane, 109 milioni di euro di investimento con un contributo a fondo perduto di circa poco meno di 20 milioni e con l'interesse strategico della Regione Abruzzo, che ha cofinanziato questo accordo di programma con una somma rilevante per la Regione stessa, mi sembra intorno a 1,3 milioni. 1,8 milioni, prego. 1,8 milioni. Cominciato con 1,3 milioni, poi al Ministero mi ha mollato la fregatura perché avevamo 1,8 milioni. Lasciamo perdere. L'obiettivo di CLIP è quello molto ambizioso e veramente molto, molto sfidante, di ridurre del 75% tutti i rifiuti prodotti dal comparto. Addirittura al centro di questo progetto c'è un centro di valorizzazione di materie prime che stoccherà tutti i rifiuti industriali prodotti di materie prime, quindi cellulosa, plastica e tessuto non tessuto, con una capacità di smaltimento di 10.000 tonnellate all'anno. E smaltimento vuol dire che questi rifiuti industriali saranno tutti quanti riciclati al 100% ai sensi del decreto Costa del maggio 2019 come materie prime seconde, riutilizzabili in altri cicli di produzione. Ed è il primo centro di valorizzazione materiale che sarà mai fatto in Italia. L'intero programma, come ho detto, vale 109 milioni di euro, e la cosa che vorrei sottolineare, che è molto, a mio avviso, da abruzzese è molto significativa, è che ci sono aziende di tutte e quattro le province, perché abbiamo ovviamente aziende della provincia di Pescara come la FADE e la Famecanica, della provincia di Chieti come la Ontex provincia di Chieti, abbiamo aziende nel Teramano come la Eurofille, abbiamo aziende anche nella provincia dell'Aquila come la Pantex, che è uno dei più grandi produttori mondiali del non owen, che sarebbe quello che ci abbiamo tutti quanti in questo momento sulla faccia, il tessuto non tessuto. Allo stesso modo è un raggruppamento di aziende che esprime già quello che dovrebbe essere e che sarà probabilmente l'indirizzo futuro di un rapporto stabile e continuativo da grandi imprese e piccole imprese, perché abbiamo nel cluster sia grandi imprese come la FATER e la Ontex, ma abbiamo anche piccole imprese come la Texol di Alanno o la CCS di Città Sant'Angelo, che rappresentano per la prima volta una capacità di progettuale trasversale e, come diciamo noi, interdimensionale. La sfida dovrebbe essere quella del trasferimento di conoscenza tra le capacità di innovazione delle grandi imprese e
la capacità invece industriale delle PMI. In questo la Regione Abruzzo ha creduto sin dall'inizio, devo dire la verità, e mi fa molto piacere che si sia arrivati in tempi rapidissimi, grazie all'assessore Febbo, alla sottoscrizione di questo accordo che dovrebbe essere sottoscritto, credo, entro le prossime settimane. Grazie. Grazie a te, dottor Chitarelli, che ha partecipato a tutte le fasi, e quindi... Io ringrazio, signore, ringrazio, sono grato per questo invito, per il lavoro svolto, magari per le cose tecniche, cioè il direttore... Sì, sì, va bene, va bene. È stata una cosa importante questa direzione, soprattutto perché opera attraverso questi due strumenti, nei due settori attraverso i quali la grande impresa si muove, i contratti di sviluppo e gli accordi di sviluppo negli investimenti e gli accordi di innovazione per la ricerca, perché per una grande impresa la ricerca è alle volte quasi più importante dell'investimento, perché è dalla ricerca e dall'esito della ricerca che nasce il brevetto sulla quale poi la grande impresa fonda la sua forza. E questi avvisi della risposta agli accordi di innovazione sono importanti perché sono una risposta a due avvisi lanciati dal Ministero nel marzo e nel maggio 2018 ed erano destinate alle aree in transizione, erano destinate a tutto il territorio, ma in particolar modo alle aree in transizione c'era una somma nella quale partecipavano Abruzzo, Sardegna e Molise. Quasi l'intera posta messa in campo dal Ministero è stata assorbita da imprese abruzzesi, a testimonianza di quello che diceva l'assessore e quello che diceva il Presidente Ranalli, cioè una grande impresa presente, florida e con la voglia di investire. Quindi questo è stato un impegno serio della Regione, ma un impegno serio delle aziende a voler investire in questa Regione, quindi merito ad entrambi per averlo fatto. Dottor De Santis, buongiorno a tutti. Sono poche cose che le cose da dirvi sono già comunicate. Io voglio solo evidenziarvi che questo passaggio che abbiamo fatto, l'inizio di una serie di accordi che andremo a siglare, che andremo a coprire tutti gli accordi di nazione del 2017, 2018 e 2019. Come dice il dottor Chitarelli, ha visto le imprese abruzzesi nel settore transizione chiaramente competitive, hanno preso gran parte delle risorse. E tutto questo è in coerenza anche con l'articolo 3,7 della recente legge regionale numero 9, la quale ha stanziato l'economia della fila, come diceva l'assessore, perché nel momento in cui si comincia a parlare della fase 2 in maniera fumosa, circostanziata, noi, essendo in sussidiaria verticale più vicini al territorio, stiamo già cominciando a fare delle azioni concrete, perché ci sono delle imprese che hanno bisogno di un sostegno immediato e su questo stiamo lavorando, ma dobbiamo già cominciare a costruire il futuro con l'apporto che noi diamo, con l'apporto che darà il Ministero. Questi accordi di innovazione che dovevano servire inizialmente, diceva il dottor Ranalli, a dare uno slancio nuovo in un mondo globalizzato standard, passati termini improprio, alle imprese, daranno invece quel valore aggiunto che ci permetteranno come sistema produttivo regionale di essere nuovamente competitivi in un mondo da costruire nel globalizzato nuovo. Tra l'altro garantendoci una platea importante di dipendenti nuovi che sono un delta aggiuntivo, non sostitutivo. Quindi se riusciamo col sistema delle casse a mantenere il sistema occupazionale attuale, e lo stiamo facendo con uno sforzo di regioni e di Stato, noi questi posti saranno in più. Quindi riusciremo, per assurdo, anche su questi settori dove c'è stato investimento di ricerca, e quindi ha ragione il dottor Tittarelli a dire che è importante investire con le grandi imprese, con un aumento della forza lavoro. E probabilmente in un mondo globalizzato con una certa desertificazione ad avere anche una capacità di aggressione di fetti di mercato che manco ci potevamo immaginare. E per questo la grande attenzione che avremo, non soltanto per questi accordi di innovazione, ma per tutti i bandi che continueranno a uscire da parte del Ministero, perché sicuramente i 400 milioni del decreto legge 18 saranno un bando 2020. La Regione Abruzzo, se mi permette, assessore, sarà sicuramente sul pezzo anche stavolta. Abbiamoci. Bene, allora, ci sono domande? Siamo stati bravi, come al solito. Grazie, grazie della partecipazione, buona giornata. Grazie dottore, presidente Fragassi, grazie della partecipazione. Ciao, buon lavoro. Ciao Marco, ci sentiamo presto. Ciao. Sì, ciao, sì, ciao. Ce l'abbiamo, vero? Allora, abbiamo ascoltato la conferenza stampa dell'assessore regionale Mauro Febbo e chiaramente anche
di tutti gli altri, le altre personalità che sono intervenute, dal presidente di Confindustria Abruzzo, per passare anche poi a chi ha gestito materialmente i fondi che provengono dall'Unione Europea, poi insomma anche Nello Rapini, il referente di questo progetto CLIP, un progetto che ha messo insieme sette grosse imprese da tutte le province abruzzesi in questo progetto da 109 milioni di euro volto alla sostenibilità ambientale. Tra poco ci ricollegheremo con Paolo Renzetti, che mi dicono essere già pronto. Paolo, io non so se ci sarà la possibilità di... Sì, vedo già pronto l'assessore Febo per la cosiddetta one-to-one collettiva, quindi insomma ora lo riascoltiamo per altre puntualizzazioni. A te Paolo. Sì, siamo con l'assessore Mauro Febo. Al termine di questa conferenza stampa sono state illustrate alcune delle misure messe in campo dalla Regione Abruzzo per far fronte a questa emergenza sanitaria. Milioni di euro a disposizione delle aziende della nostra regione, assessore. Milioni di euro a disposizione delle grandi aziende che hanno presentato dei programmi, che sono dei progetti che sono stati ritenuti strategici sia dal Ministero e sia dalla Regione Abruzzo. Ecco perché parliamo di cofinanziamento, 554 milioni di investimenti privati, a cui c'è un finanziamento importante del Ministero, a cui c'è un finanziamento importante della Regione Abruzzo. Attenzione quindi alla ripresa delle attività, perché è vero sì che dobbiamo stare attenti soprattutto alle piccole e medie aziende, che ne sono tantissime, sono la struttura portante della nostra economia, ma è altrettanto vero che l'Abruzzo è la regione più industrializzata del centro-sud e io credo anche un pochino di più. E questa partecipazione così importante del sistema industriale ai bandi che vengono fatti dal Ministero lo dimostra, e lo dimostra soprattutto il fatto che vengono portati avanti nonostante questo momento particolare. Ecco perché ci teniamo a dimostrare che la fase 2 per quanto riguarda la Regione Abruzzo sarà una fase di ripartenza, di conferma di quello che abbiamo, ma soprattutto di incremento del valore aggiunto che possiamo apportare. Fondi che arriveranno e saranno disponibili da quando? Fondi che sono stati dichiarati disponibili da subito, perché abbiamo già mandato la comunicazione al Ministero dicendo che in bilancio, con l'ultima nostra manovra che abbiamo fatto, la legge che è stata pubblicata qualche giorno fa, abbiamo potuto iscrivere gli ultimi 5 milioni che mancavano rispetto alla cifra complessiva di 16 milioni di euro per arrivare a completare la nostra partecipazione a questo progetto. Quindi soldi liberi, soldi che ci permetteranno di andare settimana prossima a sottoscrivere un importante accordo di programma di sviluppo che riguarda una serie di aziende, sette, capofila la FATER, che riguarda l'economia circolante, di cui parliamo di 109 milioni di euro di investimento, su cui l'Abruzzo chiaramente pone un occhio di riguardo in maniera attenzionata. Assessore, parliamo un attimo anche del settore turismo, perché ovviamente ci avviciniamo alla Pasqua, ai weekend del 25 aprile e 1 maggio, ovviamente saranno giorni in cui proseguirà la chiusura, il lockdown nel nostro paese. Si guarda la stagione estiva con grande preoccupazione. Federalberghi, le associazioni delle agenzie di viaggio, le associazioni di categoria sono preoccupate per quella che sarà la stagione estiva nella nostra regione. Ma siamo tutti preoccupati, soprattutto perché, lo dico, perché lo abbiamo già testimoniato ieri, come regioni, 19 regioni più le due province autonome, al sottosegretario Bonaccorsi, andremo mercoledì dal Ministro a dire che non c'è stata attenzione al settore più colpito da questa pandemia. E il settore del turismo è quello che ha avuto il 95% di crolli, di prenotazioni, di volume d'affari, quindi un danno enorme. C'era stato assicurato un particolare canale di finanziamenti, particolare attenzione, tutto ciò che era stato detto non è stato fatto. Noi chiediamo con forza lo stato di crisi, chiediamo con forza che venga fatto un decreto apposito solo per il turismo, e quando parlo di turismo parlo dei turismi, perché oggi il turismo è una cosa più complessa e quindi tutto un settore, tutta una filiera che viene coinvolta, a cui chiaramente fa parte sicuramente anche la ristorazione, che è stata fortemente penalizzata da questo. Chiediamo soprattutto che ci siano somme e incentivi forti, certi e immediati, perché altrimenti noi non ripartiamo.
siamo preoccupati per la stagione estiva, perché ci auguriamo che ci sia una fase di apertura, perché c'è questo calo, dicono che c'è questo calo, ma chiaramente nelle persone c'è oggi questo timore di viaggiare, di andare al mare, di andare in montagna, e quindi chiaramente l'economia turistica non riparte. Allora c'è bisogno invece di pensare ad una fase successiva, e quindi l'impianto deve rimanere in piedi, la struttura economica dell'intero sistema deve rimanere in piedi, altrimenti chiaramente il danno diventa doppio. Si andrà verso un turismo locale nella prossima estate, probabilmente turisti italiani che saranno in giro per l'Italia, è il caso di dire. Sì, guardi, ieri abbiamo avuto anche un confronto con l'Enit, che sta lavorando e sta studiando questa nuova programmazione. Si parla di turismo domestico, quindi Italia per l'Italia. Qualcuno dice che si parlerà molto regione su regione, soprattutto nella fase iniziale. Io credo che gli spostamenti saranno minimi, gli abruzzesi finalmente, io dico anche però finalmente, conosceranno le meraviglie dell'Abruzzo, poi dobbiamo essere bravi successivamente a portare gli italiani e poi a ricominciare a portare anche gli stranieri. Grazie, grazie all'assessore alle attività produttive e al turismo. Mauro Febo, Andrea, io ti restituisco la linea per qualche istante, poi ci sarà la possibilità di ascoltare anche Nello Rapini per entrare un po' nel merito di questa manovra economica che riguarda proprio la Regione Abruzzo e i fondi destinati alle aziende della nostra regione. Parlerai di questo progetto CLIP che mette insieme 7 aziende abruzzesi che poi rappresentano tutto il territorio, perché arrivano dalle 4 province, un progetto da 109 milioni di euro. Intanto un'ansa battuta poco fa che riguarda dichiarazioni del Premier Giuseppe Conte: dobbiamo individuare alcuni settori che possono ricominciare la loro attività, se gli scienziati danno il loro assenso potremmo cominciare ad allentare alcune misure già alla fine di questo mese, lo spiega in un'intervista alla BBC pubblicata sul sito dell'emittente britannica il Premier appunto Giuseppe Conte, ribadendo come la guardia non sarà abbassata e spiegando che solo gradualmente verranno messe in campo le riaperture. Intanto proprio in questo momento in Senato si sta discutendo per la fiducia per il decreto legge dello scorso 6 di aprile. Il dibattito sta andando avanti, vedo Paolo che è pronto proprio con Nello Rapini, che è stato il responsabile un po' del progetto CLIP. A te Paolo. Sì, allora proprio col dottor Rapini parliamo di questo progetto CLIP, di questi fondi che la Regione Abruzzo destinerà alle imprese della nostra regione. Vogliamo spiegare un po' più nel dettaglio, da un punto di vista anche tecnico, come funzionerà questo progetto? Sì, CLIP è un accordo di programma cofinanziato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero per investimenti nell'ambito del cluster dell'igiene della persona, investimenti che riguarderanno sostanzialmente iniziative tutte legate alla sostenibilità ambientale e all'efficientamento energetico, e anche con una parte di ricerca e innovazione molto importante. Sono 7 aziende che esprimeranno in un triennio circa 109 milioni di euro di investimenti privati, e il Ministero ha cofinanziato questo progetto con circa 18 milioni di euro a fondo perduto, e la Regione Abruzzo ha fatto la sua parte per 1,7 milioni più o meno. Quindi mi piace ricordare soprattutto che sono 7 aziende tutte abruzzesi, che esprimono circa 3 miliardi di fatturato complessivamente e con circa 3.000 dipendenti. Il progetto verrà svolto tutto in Abruzzo e prevede un abbattimento complessivo del 75% dei rifiuti industriali prodotti attraverso la valorizzazione degli stessi in un centro di recupero dei rifiuti stessi e trasformazione in materie prime e seconde, ai sensi del decreto Costa del maggio del 2019. Ed è il più grande accordo di programma mai sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico in termini di sviluppo ambientale in Italia. Per quanto riguarda poi il futuro, cercherete come regione e con la regione di guardare anche alle medie e piccole aziende della nostra regione. Ci sono in cantiere dei progetti simili per queste aziende più piccole della nostra regione d'Abruzzo?
Senz'altro il tema dell'economia circolare, il tema della sostenibilità, ormai le aziende lo vedono anche come un business, non soltanto come un dovere di responsabilità sociale sul territorio. Comunque già in CLIP, giova ricordare che in CLIP è un accordo di programma nel quale ci sono sia grandi imprese che piccole e medie imprese, c'è la FATER, c'è la ONTEX come grandi imprese, c'è la PANTEX, ma ci sono anche delle PMI come la Texol di Alanno, come la Cellulose Converting Equipment di Città Sant'Angelo o come l'Eurofil di Castilenti, 7 aziende che coprono anche l'intero territorio regionale, perché ci sono aziende appartenenti a tutte e 4 le province, quindi è realmente un progetto interdimensionale e regionale a tutti gli effetti. Grazie al dottor Nello Rapini, responsabile del progetto CLIP. Andrea, se non ci sono domande da studio, noi possiamo... Resta un attimo collegato, torno da te tra un minuto, poco meno, per una chiusura. Perfetto. Che dedichiamo anche a Mimmo Grosso, che perfetto, insomma ieri è venuto meno, è scomparso al culmine di questa malattia che lo aveva colpito alcune settimane fa, un lutto che ha colpito la città di Pescara, in generale la marineria. Sul fronte scuola, visto che insomma dalle ultime decisioni prese dal ministro Azzolina non ci saranno tagli nell'organico dei docenti abruzzesi, se ne paventavano 200, c'è il commento della UIL nella persona di Giuseppe D'Aprile, segretario regionale della UIL Scuola Abruzzo: in una situazione straordinaria occorrono comportamenti straordinari, l'organico non può subire tagli. Abbiamo appreso che per il prossimo anno scolastico non ci saranno i tagli annunciati, gli oltre 200 posti in meno previsti per l'Abruzzo non ci saranno. Di questo ne prendiamo atto in modo positivo, in quanto ridurre gli organici per il prossimo anno scolastico non avrebbe rappresentato un'inversione di tendenza richiesta, bensì una soluzione insopportabile e irricevibile. E poi ancora prosegue il segretario Giuseppe D'Aprile: una politica attenta si misura sull'esistente, deve saper fotografare la situazione attuale, bisogna avere coraggio, se non si fa adesso, quando la scuola è chiaramente al centro di scelte delicate, importanti e decisive per il futuro, quando si pensa che si potrà invertire l'istruzione, e adesso è il momento di operare scelte capaci di superare la logica ragionieristica attraverso la quale si pensa di fare cassa. La scuola non può essere utilizzata per il contenimento della spesa. Questo anche in riferimento al servizio che abbiamo fatto ieri, alle decisioni contenute nel decreto legge che è in fase di approvazione attraverso la fiducia. Questo è un ulteriore sviluppo, almeno in questo caso positivo: non ci sarà il paventato taglio di 200 studenti nella scuola abruzzese. Prima di chiudere, Paolo, so che peraltro più tardi raccoglierei delle dichiarazioni a tal proposito, insomma spendiamo delle parole, mi sembra giusto, doveroso, nei confronti di Mimmo Grosso, che appunto non ce l'ha fatta, ha perso la sua battaglia contro il coronavirus, lui che invece di battaglie ne ha fatte tante per la marineria, per i diritti di coloro che lavorano appunto in mare, per il bene del porto di Pescara. Paolo. Sì, è una giornata di lutto questa in città Pescara per la scomparsa di Mimmo Grosso, storico rappresentante e portavoce della marineria pescarese. Dicevi, ricordavi tu questa battaglia persa proprio nelle ultime ore da Mimmo Grosso, scomparso nella serata di ieri. Aveva condotto tante battaglie per la marineria di Pescara, per i pescatori, soprattutto nel periodo più difficile degli ultimi anni proprio per la flottiglia pescarese, a causa delle problematiche che avevano riguardato e che riguardano anche in un certo senso ancora oggi i bassi fondali del porto canale di Pescara. Erano state tante le iniziative che Mimmo Grosso aveva messo in campo assieme alla marineria pescarese, ai pescatori di Pescara, stringendo anche accordi con le altre flottiglie della nostra regione e non solo, ma anche con quelle delle Marche. Tante battaglie portate
portate avanti con grande forza, con vigore, con genuinità, come i pescaresi sanno fare. Quando ieri sera è arrivata questa triste notizia, ovviamente sono stati tantissimi già sui social gli attestati di stima, il ricordo di Mimmo Grosso da parte di tanti esponenti del capoluogo adriatico. Tra l'altro, come tutti potete capire, non ci potrà essere neanche un funerale per Mimmo Grosso a causa proprio delle disposizioni. Non ci sarà il saluto che la marineria pescarese, questa mattina abbiamo avuto modo di parlare con alcuni esponenti della marineria pescarese, non ci sarà quel saluto che probabilmente avrebbe fatto davvero piacere a Mimmo Grosso, e dunque ci sarà un ultimo momento molto privato perché le condizioni oggi non permettono la celebrazione, ecco Paolo, diciamo, di un funerale. Ma Mimmo Grosso, come saranno, a che punto saremo in quel momento dell'anno, però immagino che poi in occasione della festa di Sant'Andrea a Pescara, è un po' la festa della marineria, anche con la processione, se sarà possibile farla, certo. Chiaramente non abbiamo la sfera di cristallo, non sappiamo a che punto saremo, però probabilmente lì ci sarà un momento esclusivamente dedicato a lui, immagino. E sicuramente quella è la festa di Sant'Andrea, la festa della marineria di Pescara, dei pescatori, e dunque sicuramente condizioni permettendo ci sarà un ricordo particolare per Mimmo Grosso, che ci ha lasciato troppo presto dopo aver perso questa battaglia con il coronavirus. Ok Paolo, direi che possiamo chiudere, possiamo congedare, ti ritroveremo con un altro collegamento più tardi in occasione della edizione ordinaria, certo, del TG6, perché ovviamente apriremo un'altra finestra su un altro dei comparti in crisi. Prima hai parlato di turismo proprio con l'assessore al ramo Mauro Febo, e noi affronteremo quella che è la situazione di crisi che cui stanno andando incontro gli albergatori nel collegamento che farai più tardi. Grazie Paolo, grazie a te, grazie anche a Loris Bennato per la parte tecnica, un ulteriore omaggio proprio alla figura di Mimmo Grosso nel post che è stato scritto dal sindaco di Pescara Carlo Masci. Un'altra tragica giornata quella di ieri, questo maledetto virus, ha scritto il primo cittadino, si è portato via anche Mimmo Grosso, un nome che a Pescara voleva dire mare, fiume, porto, un capitano coraggioso sempre in prima linea per far valere i diritti dei pescatori, un carattere forte, deciso, indomito, un vero uomo di mare. Quante battaglie vissute insieme per il dragaggio, per il porto insabbiato, era un simbolo legato a un mondo antico che sa di sale e di sacrificio, ma anche di amore grande per la famiglia, di fratellanza per gli amici, portatore di valori veri, di sentimenti senza maschera, capace di guardare avanti e immaginare il futuro come solo i condottieri sanno fare. Pescara oggi si scopre più povera, più triste, più sola. Ti faccio una promessa: Pescara avrà il suo porto, quello per cui ti sei battuto anche nel letto di ospedale, perché non hai mai mollato, sempre a testa alta, pur se fiaccato da questa malattia sconosciuta, vigliacca, assassina. Ciao Mimmo, continua a combattere dal cielo per Pescara, a difendere la tua gente e la città che hai tanto amato. Questo è il messaggio postato su Facebook dal sindaco di Pescara Carlo Masci. Finisce qui dunque questa edizione straordinaria del TG, vi rimando alle ore 14 con la edizione ordinaria e poi con le successive chiaramente alle ore 19 e alle ore 23. Grazie ancora per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.